Draghi, Scholz, Macron, sui luoghi dell'orrore ad Erpin, il sobborgo di Kiev devastato dai russi. I tre grandi dell'Europa sono stati accolti dal sindaco di Erpin. Molte delle cose che ha detto erano, come dire, un po' di descrizione dell'orrore che qui è successo e molto di quello che vorrà fare in futuro il popolo ucraino. Hanno distrutto gli asili, hanno distrutto i giardini d'infanzia, tutto verrà ricostruito. Hanno già iniziato, hanno un sistema digitale per cui ogni luogo che è stato distrutto è ora nel sistema, loro sanno esattamente dove sono i siti che devono essere ricostruiti, ogni famiglia ha un'app dove fa una descrizione di quello che è successo e sono già a uno stadio molto avanzato, così ci ha detto, Ci vorrà un piano Marshall, di però. valutazione, di quello parleremo dopo. Presidente Draghi è scortato dai carabinieri del gruppo intervento speciale, qui fra le macerie di Irpin. Grazie.